Ogni giorno, nel contesto lavorativo, le donne subiscono gli effetti delle discriminazioni di genere che le penalizza in tutti gli ambiti, economico, politico, sociale. Questa pratica crea barriere legali che limitano l'accesso delle donne al mondo del lavoro e restringono la possibilità di arrivare ad una vera equità di genere. In occasione della festa della donna, l'Unione Sindacale di Base ha deciso di organizzare un sit-in qui nella piazzetta prospiciente il Palazzo di Città di Taranto proprio per ricordare e per mettere in risalto tutte quelle situazioni che quotidianamente le donne sono costrette a vivere nel contesto lavorativo. Disparità che sicuramente l'Unione Sindacale di Base non mette da parte, anzi affianca le donne nelle varie vicende, specialmente in questi ultimi periodi. Sì, tante delle vertenze che oggi sono in piazza, portiamo in piazza con noi, vedono al centro le donne, come le signore degli asili nido, che dopo 20 anni sotto i regimi minimi contrattuali avevano visto, come dire, migliorare la propria condizione e oggi si ritrovano purtroppo con il commissario che interviene e a seguito del suo intervento si rischia, come dire, di perdere posti di lavoro o addirittura di andare sotto i regimi minimi contrattuali previsti. Siamo qui oggi per denunciare, come dire, l'assenza della politica, l'assenza di sensibilità rispetto a persone che hanno rischiato la propria vita durante il periodo clou della pandemia, soprattutto qua a Taranto. Ci sono i precari della ASL, tantissime donne, tante mamme che hanno rischiato la propria vita in corsia nel momento in cui tutti scappavano per paura del virus e oggi, come dire, si sentono dire grazie, arrivederci, dopo che tra l'altro gli stessi politici li hanno definiti eroi. Passando per i lavoratori della Spendol Sud, altro caso atipico, lavoratori che da tantissimi anni hanno un contratto con 3 ore, 18 ore settimanali, 3 ore giornaliere, una cosa, come dire, da terzo mondo. Ines Marino, licenziamento di Ines Marino, sono 2 mesi che rincorriamo il commissario Cardellicchio che non ci degna di dare un incontro. Anche su questo vorrei aprire una parentesi sull'utilità dei commissari, è una figura da abolire, perché sostanzialmente noi viviamo in una città in cui ci sono decine emergenze, continuiamo a scrivere, ma continuiamo a notare disinteresse totale da parte del commissario. Anche su questo, come dire, è un tema che noi vorremmo approfondire, perché non è possibile andare avanti così. Con chi dobbiamo parlare? Con chi ci dobbiamo rivolgere? Anche se ci hanno spiegato che i commissari hanno il compito di fare la normale amministrazione, vorremmo far notare ai commissari che nella normale amministrazione ci sono una serie di anomalie, anche nell'affidamento di appalto a soggetti, come dire, particolari su cui loro dovrebbero intervenire. Invece non ci viene manco data la possibilità di dialogare e questo, come dire, è grave. E oggi siamo proprio sotto il comune a manifestare questo stato di malessere. Poi in generale viviamo in un paese che si definisce democratico, si definisce civile, ma in cui le donne non hanno gli stessi diritti, le donne lavoratrici, degli uomini lavoratori. È paradossale sta cosa. Quindi anche qui per rimarcare con forza, come dire, la centralità della donna non solo in ambito familiare, ma anche, come dire, come meccanismo importante del motore economico di questo paese. Quali sono i prossimi impegni dell'Unione Sindacale di Base dell'USB? Giovedì siamo a Roma per la cassa integrazione di Ilva, venerdì saremo a Bari con Ilva e NAS, probabilmente ci accompagneranno anche i precari e i lavoratori delle mense ospedaliere, che è l'altro pezzo, come dire, che in questo momento rischia di subire un'ingiustizia a causa di un atteggiamento politico quanto mai, come dire, scorretto. Bando di gara sulle mense regionali, un bando di gara che secondo noi, come dire, non tiene tutti i posti di lavoro, condizioni tra l'altro già di precarietà assoluta, perché sono lavoratori che hanno contratti di 3 ore, 4 ore, adesso rischiano, come dire, una parte di loro rischia addirittura di rimanere tagliato fuori a seguito di questo bando di gara. Noi abbiamo chiesto alla Regione di annullare quel bando di gara perché non garantisce i posti di lavoro e i diritti dei lavoratori, ma anche su questo fino adesso, come dire, lì sì, una serie di incontri ci sono stati, ma nessun passo indietro. Quindi noi venerdì l'idea è questa, andare lì a
manifestare sotto la regione, portandoci dietro anche tutte queste questioni aperte che la politica ha l'obbligo di risolvere, perché il compito della politica è esattamente questo, cioè dare risposte a chi in questo momento sta soffrendo a causa degli errori politici o di questo modo di fare tutto particolare, che tra l'altro in una città che ha veramente bisogno di tranquillità, ma anche di tranquillità sul lavoro. Nonostante leggi e regolamenti, la condizione della donna nel contesto lavorativo sembra ancora non trovare il dovuto slancio che dovrebbe avere, o quantomeno la dovuta parità con quella che è anche la posizione dell'uomo. Strano a dirsi in un periodo come il nostro, basato sulla tecnologia e sull'evoluzione. Oggi si è qui per manifestare proprio questa disparità di trattamento e di genere. Francesco Marchese, Unione Sindacale di Base. Sì, è assolutamente così. È drammaticamente così, oggi è infatti di nuovo sciopero generale, uno sciopero che abbiamo proclamato proprio per ridare alla giornata internazionale delle donne la dimensione di lotta di cui c'è bisogno, di cui tutt'oggi c'è bisogno. Questo perché bisogna combattere non solo contro la violenza fisica sulle donne, quella manifesta e ripugnante, ma soprattutto contro una forma di violenza più subdola e invisibile, che è quella appunto della discriminazione, di un sistema economico e sociale che genera sfruttamento, che genera povertà, che genera discriminazione, che sottomette le donne e impedisce l'emancipazione da quei processi di emancipazione, da quei legami violenti, tossici e spesso mortali di cui sono vittime. Cioè noi oggi stiamo provando a dire che c'è una necessità di una precondizione per l'emancipazione della donna, che sono fattori legati all'indipendenza economica e psicologica. C'è invece una violenza economica che si abbatte sulle lavoratrici e sui lavoratori, in modo particolare sulle donne, una violenza economica che è quella per cui oggi, ancora oggi, le donne sono le prime vittime dei licenziamenti, hanno il primato nei licenziamenti, ancora oggi hanno il primato nei part-time involontari, cioè non hanno la possibilità di guadagnare dei salari che le consentano di vivere in una condizione di libertà e dignità. Questa è la condizione di violenza contro la quale bisogna battersi con uno sciopero generale. E infatti oggi in questa piazza ci sono rappresentanti di un'enorme massa di lavoratrici e lavoratori poveri, che pur lavorando sono poveri, non hanno le condizioni per poter affrontare dignitosamente la vita. Quindi ci sono i lavoratori, per esempio, della Nial Mail, e questo è tanto più grave proprio perché questo sistema di povertà e di sfruttamento viene alimentato dal sistema degli appalti pubblici, quindi dalla contribuzione pubblica, e è ancora più inaccettabile, rende la cosa ancora più inaccettabile. Ci sono i lavoratori e le lavoratrici della Nial Mail, ci sono le lavoratrici degli asili comunali, ci sono i lavoratori che si occupano della pulizia delle scuole nel quartiere Tamburi, ci sono i lavoratori della ristorazione ospedaliera che sono in lotta contro il bando regionale che annuncia pesanti tagli all'occupazione e al reddito, ci sono i precari dell'ASL che, dopo essere stati definiti eroi durante i mesi della pandemia, oggi sono stati lasciati a casa. Questo è un'enorme sacca di lavoro povero e precario che viene alimentato dal sistema degli appalti pubblici e che strangola le lavoratrici e i lavoratori, soprattutto le lavoratrici, in un sistema economico e sociale patriarcale, maschilista, che determina tutta questa situazione.